Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100K. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Questa storia inizia in un'altra isola. Inizia nell'isola dove ci sono le vacche sacre al dio Sole. E ci sono le vacche, c'è Ulisse con il suo equipaggio. Ulisse aveva promesso al dio Sole di non toccare quelle vacche, ma il suo equipaggio, in preda alla fame, ammazza tutte le vacche. Ripartiti, per la rabbia del dio Sole, la nave viene investita da una tempesta, muoiono tutti e Ulisse si risveglia su un'isola, su una spiaggia, sull'isola di Ogigia. La spiaggia potrebbe essere questa. Ulisse si risveglia e viene accolto da Calipso, una ninfa bellissima. Calipso è figlia di Atlante ed è condannata per aver aiutato suo padre nella Titanomachia. È condannata a innamorarsi di uomini leggendari e affascinanti e di vivere e a vivere, condannata a vivere amori non corrisposti. Calipso si innamora subito di Ulisse e gli offre questo paradiso terrestre. Ulisse all'inizio cede alle sue lusinghe, ma questo amore diventa un amore di 7 anni, diventa quasi una gabbia dorata per lui. Ulisse non deve trovare il cibo, non deve andare a caccia, non deve fare nessun tipo di lavoro, perché questo è un paradiso terrestre. Calipso passa il tempo a cantare e a tessere con le sue ancelle. Giorno dopo giorno Ulisse è sempre più triste, nonostante si trovi in un paradiso come questo. Giorno Ulisse è tristissimo e allora inizia a sedersi sulla spiaggia e a guardare l'orizzonte e piange. Un giorno Atena, pietosa, accoglie le sue lacrime e in un convivio con gli dei dice a tutti quanti che c'è la necessità di liberare Ulisse. Allora gli dei mandano da Calipso Hermes, che è un po' seccato, le dice di lasciarlo andare. Lei si arrabbia, ma nonostante tutto capisce che contro il volere degli dèi nulla è possibile. E allora lascia che Ulisse, giorno dopo giorno, costruisca una zattera. Prima che Ulisse vada via, gli offre l'immortalità. Ma Ulisse decide di non accettare, perché sa che il suo destino è quello di andare e non può fermarsi. Lei gli dice che comunque le sue sventure continueranno, che arriverà a casa sua e sarà felice un giorno, ma vivrà tante altre sventure. Ulisse non l'ascolta, perché il suo primo scopo è quello di tornare a casa, è quello di andare, il nostos, no? E nonostante l'immortalità, Ulisse decide di imbarcarsi e di andare via. Porterà sicuramente con sé il ricordo di questo posto. La storia di oggi è una storia d'amore, di immortalità e di libertà. Perché quando c'è la libertà, il sacro fuoco della libertà e dell'andare che ti brucia dentro, non c'è immortalità che tenga. Dalla baia di Calipso, dall'isola di Ogigia, oggi corso è tutto, io continuo la mia strada, devo andare, posto 100K.